Buongiorno a tutti e benvenuti a questo workshop dedicato all'agricoltura di precisione all'ISOBAS organizzato da Edizioni l'Informatore Agrario. Abbiamo deciso di parlare di queste tecnologie in quanto sono tecnologie sempre più presenti nelle aziende agricole, si stanno sviluppando e sono in grado di garantire sempre maggiore efficienza nell'azienda agricola. Con il futuro questa sarà una tecnologia che darà sicuramente dei vantaggi sia in termini di produttività, ma anche in termini ambientali e in termini di gestione complessiva dell'azienda. Non vi rubo altro tempo e iniziamo con il primo intervento. Il professor Luigi Sartori del TESAF dell'Università di Padova vi inquadrerà quelle che sono le caratteristiche dell'agricoltura di precisione e soprattutto quelle che sono le nuove tendenze. Bene, grazie Gian Antonio. Allora, la mia presentazione riguarderà le evoluzioni dell'agricoltura di precisione, perché in questi ultimi anni si è evoluta parecchio grazie all'evoluzione tecnologica, ma diciamo, gli obiettivi sono rimasti sempre gli stessi. Si è evoluta anche la definizione, perché quando è stata sorta ancora una trentina d'anni fa, per definizione l'agricoltura di precisione era la gestione della variabilità negli appezzamenti e in generale in tutta l'attività agricola. Quindi la gestione della variabilità consentiva di ridurre le quantità di prodotti chimici distribuiti nell'ambiente perché veniva ottimizzata la loro efficienza. Quindi distribuendo in maniera variabile questi prodotti si arrivava all'aumento o la costanza delle produzioni e alla riduzione dei costi. Negli anni però questa definizione si è evoluta un po' fino ad arrivare ad oggi a una definizione sintetica che potremmo dire le strategie di gestione che tendono a ridurre l'incertezza nelle decisioni in campo agricolo, chiaramente utilizzando tutte le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione. Quindi non solo uno strumento adatto alla coltivazione e all'attività zootecnica, ma un complesso di cose che sfrutta tutte le tecnologie che sono a disposizione per avere maggiore quantità di informazioni e quindi gestire meglio tutta l'attività agricola. I suoi obiettivi sono rimasti sempre quelli, cioè quelli di aumentare il reddito attraverso la riduzione dei costi e mantenere o aumentare le produzioni anche in termini di qualità, minimizzare gli impatti sull'ambiente proprio per definizione e anche migliorare lo status dell'imprenditore agricolo e dell'agricoltura, che passa da un'occupazione fisicamente onerosa a una vera e propria professione. Si trasformano in pratica gli operatori agricoli, i trattoristi, gli imprenditori, in agronomi, quindi che usano tutte le conoscenze a loro disposizione per lavorare meglio e gestire meglio l'azienda. Questo anche fa dell'agricoltura di precisione uno strumento che accetta le sfide della moderna agricoltura, che sono quelle di fronte a un aumento della popolazione e la riduzione delle superfici arabili, cioè la necessità di aumentare le produzioni e ridurre gli impatti ambientali. Quindi è una tecnologia che rientra nell'agricoltura, nelle tecniche di agricoltura sostenibile. Gli strumenti sono gli stessi, no, gli obiettivi sono gli stessi, gli strumenti sono più evoluti. I computer sono enormemente più potenti di una volta, i sensori praticamente fanno qualsiasi cosa. Pensate all'evoluzione delle comunicazioni, i telefonini, i vari sistemi di trasferimento dati, tutto questo applicato al settore agricolo. E vediamo velocemente, Gian Antonio, tutti i vari componenti che raggruppano l'agricoltura di precisione, no, che compongono l'agricoltura di precisione, quali sono le evoluzioni in questi ultimi anni, cominciando a parlare dei ricevitori satellitari.
La costellazione americana emette adesso non solo in due frequenze, l'L1 e l'L2, ma anche in L5, quindi emette in tre frequenze. Quella russa, il GLONASS, ha mandato in orbita la terza costellazione, terza generazione di satelliti, entra in funzione Galileo, già presente, e fra poco compare anche Compass della Cina. Quindi che girano attorno alla Terra, non c'è soltanto il GPS, ma ci sono praticamente quattro volte satelliti che danno informazioni e quindi permettono una maggior precisione dei ricevitori satellitari e anche una maggior costanza anche in momenti di guerra o in zone dove si fa fatica a ricevere il segnale. Oltre a questo, ultimamente le modalità di trasmissione delle correzioni necessarie per avere una certa precisione, cioè tra rover, sono arrivati gli studenti. Tra rover e stazioni di base sono punti cruciali. La tendenza è quella di aumentare la precisione attraverso sistemi RTK collegati tra loro in rete con possibilità di trasmissioni via radio, e questo si comincia a vedere anche da parte di alcuni enti che operano il territorio, oppure via telefono web utilizzando reti che vengono utilizzate precedentemente anche a scopi geotecnici. Anche i sistemi di navigazione si sono pian pianino evoluti, ormai le barre di guida stanno lasciando il posto a sistemi di guida assistite o semiautomatiche, ci sono monitor polifunzionali che non agiscono soltanto per individuare le corrette traiettorie, ma anche per gestire le testate, per raccogliere dati di produzione, per raccogliere dati sui sensori e così via. Quindi grandi schermi, veri e propri computer polifunzionali che possono essere utilizzati in vari modi. La sensoristica sta avendo grossi sviluppi, perché con i sensori si riesce a valutare dati per quanto riguarda la coltura, si può stimare la produzione, la qualità della produzione stessa, la biomassa, lo stress nutrizionale, idrico, attacchi patogeni, presenza di malerbe e così via. Si può misurare o determinare le caratteristiche del suolo con ad esempio la tessitura, la sostanza organica, l'umidità, i nutrienti, il compattamento e così via, e anche le macchine, il funzionamento delle macchine interno, consumi, pressioni, velocità, soprattutto temperature, coppia, sforzi di trazione, posizione, per ottimizzare il loro funzionamento anche in relazione all'ambiente su cui opera la macchina. I principi di funzionamento sono quelli più fantasiosi, quelli offerti dalla fisica, elettrici, elettromagnetici, ottici e così via, che possono coprire praticamente tutte le possibilità, tutte le richieste dell'attività agricola. Le loro caratteristiche sono che eseguono generalmente misure indirette, non danno il contenuto di azoto ad esempio, ma danno un parametro che dopo deve essere in qualche modo interpretato. Non sono invasivi e quindi stanno lontano dal punto di rilevazione, spesso anche remoti, molto lontano dal luogo di rilevazione, possono avere anche una scala molto piccola, collegati ai ricevitori satellitari danno le mappe delle caratteristiche di quello che stanno misurando e soprattutto evidenziano tutta la variabilità in tempo reale. Questo è un grosso vantaggio rispetto ai sistemi di campionamento tradizionali che prevedono il prelevamento su piccole zone della superficie, quindi non sono significativi o non sono tanto significativi generare delle informazioni e delle decisioni. La sfida in questo senso è quella di creare delle relazioni che legano queste misure allo stato di salute
oppure alla produzione, alla qualità delle colture, in modo da rendere automatica l'interpretazione. Cioè si salta, si tende di saltare l'intervento umano in modo che la macchina autonomamente riesca a dare e agire in modo corretto. Questa è una grande sfida che attualmente non è ancora attuabile. Per quanto riguarda la distribuzione a dose variabile, dobbiamo prima parlare dell'evoluzione dei modelli di simulazione, e quindi quei modelli che riescono, in base alle caratteristiche del terreno, al clima, al tipo di coltura, alla varietà e così via, a simulare le produzioni e l'andamento delle fasi di coltivazione, variando gli input culturali. Quindi il modello di simulazione è uno strumento molto potente per riuscire a scegliere le tecniche ottimali di coltivazione, ma allo stato attuale sono abbastanza difficili da utilizzare. Quindi le prossime sfide in questo senso sono quelle di renderli robusti nelle applicazioni pratiche, che anche qualsiasi agricoltore riesca a utilizzarli, limitare al massimo il numero di variabili che servono per far funzionare questi modelli, minimizzare la necessità di calibrazioni locali e renderli affidabili anche in fase di coltivazione. Oltre a questo, devono essere aperti per pescare su banche dati, ad esempio sull'andamento dei mercati, le mappe dei suoli, le previsioni meteorologiche e così via, che nel corso del tempo stanno anche maturando e diventando sempre più una realtà. L'applicazione a dose variabile finora è stata attuata nell'ambito della concimazione, ma prospettive e anche reali si possono avere ad esempio nel campo delle lavorazioni del terreno, variando l'intensità della lavorazione, nella semina, variando la dose in funzione delle caratteristiche del terreno e della varietà, nella difesa nei trattamenti, nell'irrigazione, nella raccolta e nella vendemmia. L'abbinamento sensori con le macchine apre tutto il mondo della meccatronica nelle macchine agricole, che abbina, oltre requisito fondamentale, l'ISO bus, di cui dopo l'ingegnere ce ne parlerà, requisito fondamentale perché le attrezzature possano dialogare con il trattore e interagire con l'ambiente esterno. Tutto questo insieme con principi meccanici, idraulici, elettronici, informatici, tutto questo consente di automatizzare alcune fasi delle operazioni agricole. Si può parlare di elettronica anche quando si utilizzano sistemi per la guida semiautomatica, perché il trattore autonomamente segue delle traiettorie predefinite, oppure il riconoscimento delle passate e disattivazione di sezioni di barra in modo tale da non ripetere i trattamenti, soprattutto nelle testate, ma anche la sincronizzazione delle macchine raccoglitrici con i rimorchi di raccolta, studiare bene la logistica all'interno degli appezzamenti in modo da ridurre il compattamento nel terreno e quindi riunire tutte le corsie di traffico in un'unica corsia in modo da non disturbare troppo il terreno, i sensori che riescono a riconoscere le malerbe e quindi attivare e disattivare o lo stato colturale della pianta, le condizioni climatiche, in modo tale da regolare il funzionamento delle macchine. E infine meccatronica è anche l'ottimizzazione del funzionamento dei motori e delle macchine operatrici in funzione dell'ambiente circostante, fino ad arrivare alla robotica. Allo stato attuale siamo contenti della meccanizzazione che vediamo qua a Leima. Noi abbiamo trattori che arrivano anche a 300-400 cavalli, attrezzature larghe 12 metri, 15 metri, 20 metri. È giusto così? Questo è il trend che ci aspettiamo per l'agricoltura italiana e europea, oppure c'è un limite anche a questo? Non aumenteranno sempre la potenza delle macchine o la larghezza di lavoro? Siamo arrivati al limite ormai, no? Ecco,
pensare che dei sistemi non comandati dall'uomo possano lavorare nei campi di piccole dimensioni e in maniera continuativa è una prospettiva abbastanza allettante e diciamo potrebbe anche non essere fantascienza con le tecnologie che abbiamo oggi. Un altro settore dell'agricoltura di precisione è la telemetria, che consente la misurazione e la trascrizione a distanza di informazione di qualche interesse naturalmente, senza l'ausilio di fili. Il trasferimento di questi dati in campo agricolo può servire localmente, come vedete nell'illustrazione, per guidare oppure per dare indicazioni al rimorchio durante lo scarico continuo della mietitrebbia, ma anche può avvenire in senso remoto tra operatrice e centro aziendale oppure altre unità di controllo in entrata per l'invio di mappe, ordini di servizio dal centro aziendale alla macchina operatrice, oppure in uscita per dare dei dati riguardo la localizzazione, il funzionamento del motore, consumi, guasti e così via. E questo anche può essere utile sia al gestore, all'imprenditore agricolo, ma anche al centro di assistenza tecnica e a altri enti per controllare la macchina, capire anche al costruttore per capire se tutto è in ordine, se viene utilizzata razionalmente e così via, anche per ridurre i consumi, anche per controllare dove sta andando e così via. Da questa breve descrizione sono altre due slide. Mentre sto parlando penso che ognuno di voi ha in mente delle idee che magari dopo dirà riguardo alle difficoltà che queste tecniche che molto brevemente ho illustrato possono avere nell'essere applicate nell'agricoltura italiana. Alcune le ho messe qua in ordine sparso. Intanto, come sempre, c'è sempre dall'inizio poca compatibilità tra i sistemi adottati dai costruttori. Per quanto sia dicano ISOBAS eccetera, è sempre difficile mettere insieme i sistemi operativi, diciamo, del trattore e dell'operatrice. Molto spesso chi le compra è bloccato poi dalla complessità e da difficoltà di funzionamento, da guasti anche banali. Anche se è animato dal più grande entusiasmo, alcuni problemi insomma sono tali che l'entusiasmo viene meno. C'è una diversa velocità di andamento tra i costruttori e gli utilizzatori. I costruttori usano queste tecniche come tecniche di marketing, gli utilizzatori invece devono andare al sodo, quindi non si devono preoccupare, devono valutare effettivamente qual è il vantaggio da cui ne deriva in base al prezzo che pagano per acquistare queste tecnologie. C'è scarsa informazione e informatizzazione nel mondo agricolo, ancora pochi sono i computer diffusi nelle aziende agricole e poca informazione su queste tecnologie. Ci sono difficoltà di aggiornamento sotto questo punto di vista su queste tecnologie anche non solo da parte degli utilizzatori ma parte anche dei venditori dell'assistenza tecnica in generale, che non conoscendo bene la tecnologia sono piuttosto restii anche a consigliarla. Ci vuole tempo per elaborare i dati, lo sappiamo, quando ci mettiamo al computer le ore passano velocissime, no? Ci vuole tempo per elaborare una mappa, per capire, per prendere delle decisioni e poi anche elevati investimenti iniziali. Qual è la situazione in Italia e in Europa? La sensazione da alcuni colloqui che ho avuto con i principali attori in questo settore è che i costruttori investono massicciamente sulle nuove tecnologie. Da qualche anno questo è il loro obiettivo, quindi sistemi di guida, telemetria, la sensoristica per la qualità, ma per qualsiasi cosa, la meccatronica a tutti i livelli.
Allora, i sistemi di guida in questi ultimi 2 anni sui trattori e sulle mietitrebbie sono in aumento del 20%. Come vendite abbiamo un 65% di barre di guida, quindi indicatori a LED, oppure è il 35% di guide semiautomatiche e controllo di barre. Un trattore su 3 sopra i 150 kW e le mietitrebbie potenti hanno di serie la guida semiautomatica, meno invece la presenza nelle macchine con basse potenze. I sistemi di guida nei trattori usati anche sono aumentati del 30% nell'ultimo anno. Questo è un dato interessante perché, a parte che il trattore usato hanno avuto un certo sviluppo in questi anni, anche i kit per la guida in questi trattori è aumentata. Oltre il 25% delle mietitrebbie vendute nel 2011 hanno sistemi di mappatura o sono state attrezzate con appositi kit. Per quanto riguarda la telemetria e la tracciabilità, poche unità sono presenti, a parte le macchine che sono per le prove dimostrative, mentre questa tecnica è molto apprezzata, soprattutto nel centro Europa. Per quanto riguarda gli spandi con cime, possiamo dire che soltanto il 10% dei modelli viene venduto con la gestione elettronica ISOBUS, la pesa e la distribuzione variabile. Tutto il resto sono, per la grande maggior parte, spandi con cime monodisco a quasi nulla regolazione, e questo è un problema che dobbiamo risolvere al pari delle irroratrici, direi. L'altro 20% sono attrezzature di buona qualità, ma non completamente elettronici. Le zone di diffusione sono in Italia al nord, nelle pianure, pianura padana, e nel sud, sempre nelle pianure, su trattori di alta potenza. In Europa, diciamo, ultimamente la Germania la gioca da padrone, c'è un boom di tecnologia introdotta in agricoltura in questo paese, segue la Danimarca, il Regno Unito e la Francia sono i più ricettivi, perché in alcuni stati ci sono anche dei sostegni statali, recependo le considerazioni che abbiamo fatto prima di riduzione di impatto ambientale. Molto bene anche nel centro e nell'est europeo. Io direi che ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie professor Sartori per l'analisi di quella che è la situazione. Abbiamo la possibilità di sentire anche il punto di vista dei costruttori da parte dell'ingegner Stefano Pagliarani del servizio tecnico di Federuna Coma. Buongiorno a tutti, grazie Gian Antonio, grazie dell'occasione e dell'invito. Sì, ci tengo a dare il punto di vista dei costruttori, a dirvi qualche parola. Non ho preparato una presentazione, ma a dirvi qualche parola sull'ISOBUS. I costruttori sicuramente ci credono, e ci credono perché fondamentalmente questo è il futuro. La tecnologia ISOBUS, che quindi, ovvero lo standard di trasmissione di dati tra macchine trainanti e macchine trainati, quindi tra trattore e macchine operatrici, ha delle potenzialità enormi. L'esempio che più spesso uso per descriverlo è quella della pennetta USB. Pensate a questo piccolo oggetto, la sua standardizzazione ha consentito di scambiare dati tra qualunque disco esterno rimovibile a qualunque computer del mondo. ISOBUS ha la stessa identica potenzialità e credo anche lo stesso identico destino. Se vogliamo fare un esempio un po' più tradizionalista, vi citerei quello del sollevatore, quindi dell'attacco a 3 punti. Sono state definite tanti anni fa delle categorie, delle misure in base alla potenza, e questo oggi ci consente di collegare in qualunque parte del mondo un qualunque trattore di qualunque costruttore a qualunque macchina operatrice di qualunque costruttore. ISOBUS è questo. In altri articoli, in altri convegni ho sentito parlare di agricoltura 2.0, e io credo che sia proprio così. Ripeto, l'ISOBUS è la base su cui si fondano poi tutti gli sviluppi elettronici in campo agricolo.
il professor Sartori ha dato un breve e ottimo excursus. Abbiamo la telemetria, i sistemi GPS, abbiamo il cosiddetto farm management e la gestione dei processi e dei dati in azienda. Le potenzialità sono infinite e siamo solo all'inizio. Una cosa che possiamo considerare, che per noi è molto importante, è anche quella della sicurezza. ISOBUS consente di fare anche questo. La gestione e lo scambio di dati tra un trattore e la macchina operatrice, e la gestione dell'analisi di quello che succede in campo, consente anche di fare sicurezza. Non sto parlando di favole o di cose futuribili, degli esempi ci sono già e vi invito anche ad osservarli in EIMA se ne avrete l'occasione. Qui nel quadriportico abbiamo il trattore digitale, abbiamo anche lo stand della Fondazione Internazionale sull'elettronica, abbiamo dei dispositivi che consentono di identificare la posizione o localizzare la posizione del trattore ed eventualmente tutte le zone di pericolo che esistono in un'azienda. Gli esempi sono veramente tanti. È fondamentale però un approccio di sistema. I costruttori sono i primi e ci credono, ma tutti gli anelli della catena della filiera agricola sono coinvolti. Dagli utilizzatori e tutti quelli che stanno nel mezzo, i concessionari, chi fornisce servizi, chiunque. Ripeto, quindi riguarda tutti ed è già una realtà. È una realtà sicuramente in alcuni paesi, il Nord Europa, la Germania, il Nord America, gli Stati Uniti. In Italia siamo un pochino indietro, è vero, non possiamo nascondercelo, per il fatto che la nostra agricoltura è diversa da quella della Germania e degli Stati Uniti. La nostra è un'agricoltura che ha una superficie media di azienda molto più piccola, una conduzione familiare molto più accentuata, e quindi è normale che un po' che queste tecnologie tardino un pochino a diffondersi, ma ripeto, il futuro è lì. La sfida che noi come costruttori e noi come filiera italiana, secondo me, dobbiamo porci è quella di sfruttare queste tecnologie e di personalizzarle alle nostre necessità. La sicurezza è un aspetto, ma anche qua in EIMA ci sono degli esempi di tecnologie ISOBUS, quindi collegamenti tra macchina, tra trattrice e macchina operatrice specifici per la viticoltura. Questo, io penso che, e questa è la chiave, sfruttare e cercare di investire su ISOBUS per quelle che sono le tipicità e le esigenze della nostra agricoltura. Il professor Sartori ha giustamente anche nelle ultime slide individuato quelle che sono le barriere, le difficoltà che oggettivamente esistono e che non possiamo certo nasconderci. Io vi posso assicurare che l'industria, i costruttori stanno lavorando per superarle. Ad esempio, sempre qui nel quadriportico, come vi accennavo prima, abbiamo lo stand dell'AEF, l'Agricultural Electronic Foundation. Pensate che questo è un consorzio in cui tutti i principali player mondiali, sottolineo la parola mondiali, si sono riuniti per risolvere questi problemi. L'obiettivo di fondo è appunto quello di riuscire davvero a collegare un qualunque trattore di qualunque costruttore a una qualunque macchina operatrice. E questo è solo il primo passo, perché anche tutte le altre fasi del processo, anche la gestione dei dati in azienda, quindi la raccolta delle informazioni dal campo per poi sfruttarli in fase di raccolta, di semina, di irrigazione, di trattamento, sono tutti processi che necessitano di standardizzazione. Ed è per questo che dobbiamo lavorare. Probabilmente adesso è in fase prototipale, probabilmente verrà presentata nei prossimi 2 anni, credo, quindi anche le tempistiche indicate dal professor Sartori sono corrette. L'AEF presenterà un database internazionale, un database, quindi un portale web che consentirà a tutti gli utilizzatori di verificare se il loro trattore è ISOBUS compliant, se e quali attrezzature e macchine operatrici sono collegabili e compliant a quello specifico trattore. Ci sarà anche
un portale dedicato ai customer claim, quindi alla risoluzione dei problemi. E quindi siamo all'inizio, ma ci stiamo lavorando e dobbiamo lavorarci tutti insieme. E le barriere sono anche altre. L'agricoltore medio in Italia ha un'età superiore ai 60 anni, l'informatizzazione non è ancora sviluppata, è vero, ma se posso concludere con una battuta, l'informatizzazione è comunque il futuro. Penso che mia suocera ha un profilo Facebook e quindi secondo me un domani l'agricoltura avrà riso basso. Grazie. Grazie per le considerazioni. È vero, in Italia siamo ancora un po' indietro, diceva l'età media, però ci sono già delle realtà che si stanno adoperando per cercare di diffondere la tecnologia alle aziende agricole. È il caso di Agricultural Support, una società di servizi. Abbiamo qui il dottor Matteo Bertocco che ci può dare la testimonianza appunto di una società di consulenza di servizi, al quale chiedo quali sono le dimensioni aziendali e da dove si deve partire per fare agricoltura di precisione, nella sua esperienza. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie della domanda, che non ha una risposta semplice, perché come si diceva poco fa, la realtà italiana è costituita da aziende molto diverse tra loro. Abbiamo visto che l'agricoltura di precisione è diffusa in pianura padana e al sud nelle province di pianura, dove ci sono aziende molto diverse tra loro. Io, basando la risposta sull'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, mi sentirei di dire che più che individuare una soglia minima di convenienza e quindi escludere delle aziende piuttosto che altre, forse è più importante cercare di trovare la soluzione giusta per ogni azienda, perché noi siamo sempre stati convinti che l'azienda agricola italiana ha bisogno di più precisione, ha bisogno di precisione nell'andare a coltivare l'appezzamento per questioni ambientali, come si diceva prima, per una questione di costi, ma anche semplicemente per gestire meglio l'appezzamento stesso. Ora è chiaro che se noi prendiamo in considerazione realtà estere, forse il confronto delle dimensioni ci penalizza un po'. Se noi prendiamo in considerazione però che tutto ciò che è stato sviluppato in questi anni deve essere calato all'interno dell'azienda agricola, tenendo in considerazione le caratteristiche di questa, potremmo già dire che un'azienda a seminativo, giusto per dare un riferimento che comunque non è onnicomprensivo del ragionamento che potremmo fare sulle dimensioni, un'azienda agricola a seminativo di 50 ettari è già coinvolgibile dal punto di vista dell'agricoltura di precisione su moltissimi degli aspetti che abbiamo visto prima. Chiaro che se guardiamo lo sviluppo tecnologico che l'agricoltura ha subito in questi anni, penso che a un agricoltore moderno che sfida il futuro venga voglia di far moltissimo di quello che abbiamo visto e di quello che si può fare, di quello che anche qui in EIMA viene proposto. Ripeto, l'importante, più che fissarsi su chi lo può fare e chi non lo può fare, secondo me è quello di capire ognuno cosa può fare e quindi capire come ogni azienda agricola può migliorare il modo di coltivare l'appezzamento. Questa secondo me è la vera sfida, che tra l'altro nasconde anche una difficoltà, perché l'azienda deve mettersi su quest'ordine di idee, e quindi potremmo aggiungerla a quell'elenco di difficoltà che l'agricoltura di precisione trova nel nostro paese. Grazie Matteo per averci illustrato quali sono le future sfide allora. Però qui tra chi interviene abbiamo anche i rappresentanti degli agricoltori. Abbiamo un'azienda agricola che secondo me è stata pioniera nell'applicazione dell'agricoltura di precisione, il dottor Massimo Salvagnin dell'azienda Porto Felloni da circa 10 anni applica agricoltura di precisione. Ci puoi dare un quadro di quelle che sono state le attività che hai implementato nella tua azienda? Sì, buongiorno a tutti. Noi ci siamo avvicinati all'agricoltura di precisione nel 1999
E nel 2000 l'abbiamo vista in prima persona, l'ho vista in un'azienda americana dove la facevano già da diversi anni e dove utilizzavano diversi sistemi per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, utilizzavano le mappe di produzione delle metitrebie, utilizzavano la concimazione a dosaggio variabile anche con più elementi contemporaneamente. Poi, tornati a casa da questo viaggio, abbiamo cercato di capire cosa potevamo introdurre nella nostra azienda di tutto quello che abbiamo visto, e questa era un'azienda grandissima, logicamente con investimenti enormi che noi non potevamo sostenere. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di avvicinarsi a dei controtersisti che erano in grado di fornire le prime mappe di produzione con le metitrebie. Quindi dal 99 fino al 2002, 2003, 2004 abbiamo fatto delle... la cosa che abbiamo fatto è stata raccogliere dati per quanto riguarda le rese delle metitrebie. Il passo successivo nella nostra azienda, premetto che la nostra azienda si trova in provincia di Ferrara, Lago Santo, ha un'estensione di 450 ettari, l'ordinamento culturale è prevalentemente cerealicolo ma anche orticolo, quindi l'agricoltura di precisione l'abbiamo fatta inizialmente su mais e grano, poi negli anni futuri l'abbiamo trasferita anche, la stiamo trasferendo anche alle colture orticole. Perché la difficoltà oggettiva è quella che abbiamo avuto, è quella di avere dei dati e questi dati come dovevamo gestirli. La prima cosa che abbiamo fatto quindi è stata quella di cercare di creare delle zone omogenee con questi dati, delle analisi di produzione dei primi anni, e lì abbiamo individuato dei punti di campionamento in queste zone omogenee e abbiamo prelevato i primi campioni di terreno georeferenziati. Questi campioni di terreno sono stati poi analizzati e abbiamo cercato e da lì abbiamo cominciato a capire meglio come era strutturata anche in termini fisici la nostra azienda. Ci siamo poi avvicinati a uno studio che è qui rappresentato dal dottor Bertocco, che per qualche anno ci ha aiutato a creare una caratterizzazione aziendale della nostra azienda, quindi creare delle zone omogenee su cui poter poi successivamente intervenire in modo diverso, che questo poi è un po' il principio dell'agricoltura di precisione. La cosa che abbiamo fatto negli anni 2005-2006 è stata quella di attrezzare di modificare i nostri span di concime attualmente, cioè che erano esistenti in azienda, per il dosaggio variabile dei concimi. Non è stato semplicissimo perché è stato un po' un lavoro di adattare e cercare di fare funzionare i primi anni. Abbiamo avuto qualche difficoltà. La difficoltà mia prima è stata quella di convertirmi nel gestire un sistema informatico che per me era tutto nuovo. Il mio lavoro era fare l'agricoltore più che l'informatico, quindi ci vuole anche una certa preparazione a gestire determinati modelli. Sicuramente una persona che ha 20 anni, 30 anni ha più capacità di me nell'affrontare determinate problematiche. Sono stato fortunato che mi sono avvicinato anche, vedo qui in sala l'ingegnere Gaspardo, che mi ha supportato in tutti questi anni alle innumerevoli telefonate di aiuto per cercare di risolvere i problemi dai più banali anche quelli molto più complicati nel gestire queste cose. Con la caratterizzazione aziendale che abbiamo poi fatto negli anni seguenti, siamo stati in grado di avere un quadro più completo della nostra azienda, e nel 2008 comunque abbiamo poi rifatto le analisi, anche perché poi l'azienda è anche aumentata, abbiamo fatto rifatto le analisi chimico-fisiche nei diversi appezzamenti, ampliando ancora di più la nostra conoscenza. Le cose che più interessanti abbiamo fatto sono state negli ultimi due anni, perché abbiamo cominciato a gestire meglio tutti i dati, a sapere avere delle conoscenze più importanti nei nostri terreni, e
In particolare nell'ultimo anno ci siamo avvicinati a una tecnologia che per me, se l'avessimo conosciuta prima, avremmo risparmiato forse qualche fatica e ci avrebbe risolto qualche problema in anticipo. Parlo della tecnologia ARP, che è un sistema, è un brevetto che permette tramite la conducibilità elettrica di conoscere le caratteristiche fisiche e anche idrologiche e stratigrafiche dei terreni. È un attrezzo che praticamente dà un indice di resistività elettrica e è un po' complicata, ci vuole un po' di tempo per capire, però è un qualcosa che ci ha aiutato molto perché ci ha dato un'immagine completa di tutti i nostri terreni per quanto riguarda l'aspetto fisico. Quindi ci ha creato delle mappe di fisicità della struttura dei nostri terreni fatte in tutta ogni ettaro. Analizza 30.000 punti in ogni ettaro, quindi voi potete capire quanto complesso e importante sia stato questo lavoro. E dopo, scusate perché io non sono abituato a parlare e quindi ho qualche difficoltà a spiegarmi, in questa annata 2012 abbiamo poi per il primo anno, dopo aver lavorato parecchio, abbiamo attrezzato una seminatrice da mais, perché la coltura principe della nostra azienda è il mais, per la distribuzione del seme a dosaggio variabile, creata appunto, l'abbiamo potuto fare appunto anche in seguito alla creazione di queste mappe fornite da questo strumento, dall'ARP. E per il primo anno abbiamo fatto la semina del mais, abbiamo attrezzato una macchina col dosaggio idraulico di ogni corpo seminante e abbiamo fatto la semina del mais a dosaggio variabile, aumentando in alcune zone l'investimento del mais fino a 95-100.000 piante per ettaro, non su tutto il campo logicamente, e questa è la valenza della cosa, che si va a investire, si va a mettere il fattore tecnico, che può essere il seme o il concime, laddove serve se ne mette di più, dove non serve non se ne mette o se ne mette molto meno. Questo è un po' quello che siamo riusciti noi a fare così. Per quanto riguarda l'ISOBAS, noi lo usiamo da 2-3 anni, abbiamo avuto delle difficoltà iniziali per quanto riguarda la comunicazione fra macchina e attrezzo, che non sempre all'inizio era come doveva essere. E adesso che noi utilizziamo l'ISOBAS per quanto riguarda la semina, la concimazione, il livellamento dei terreni, e possiamo dire che adesso che tutto è rodato, che tutto funziona, siamo molto soddisfatti di questa tecnologia e la implementeremo nel futuro. Grazie Massimo. Mi fa piacere sentire che ci sono delle aziende che hanno deciso di investire in modo importante in questa tecnologia. Abbiamo lo spazio per una domanda, perché poi dobbiamo chiudere. Mi piacerebbe sentire l'opinione di una categoria che forse, sicuramente sarà fortemente interessata all'implementazione dell'agricoltura di precisione, cioè i contoterzisti, visto che in sala abbiamo un rappresentante. Il microfono. Noi abbiamo certamente, io sono Guidotti di Unima, un'associazione che rappresenta i contoterzisti, e ho rilevato alcune cose nel discorso che è stato fatto. In particolare, certamente i problemi sono stati toccati in modo molto acuto anche dal professor Sartori, relativamente alla necessità di una unificazione. E come hanno detto giustamente i costruttori, questa necessità è impellente. Noi dobbiamo arrivare al punto di avere lo stesso grado di unificazione che abbiamo con i sistemi di attacco, cioè le varie categorie A, B, C, 1, 2, 3, ecco, le varie categorie di sollevatori, avere lo stesso tipo di standard della chiavetta USB
anche per i sistemi ISOBAS, ma non solo per i sistemi ISOBAS. Come ha detto giustamente Pagliarani, questo tipo di unificazione deve arrivare ad un livello superiore. Già oggi abbiamo delle grosse difficoltà o grossissime difficoltà, io sono troppo vicino all'altoparlante, rimbomba, delle grossissime difficoltà nella programmazione dei sollevatori. Per esempio, questo è un caso molto frequente, programmazione dei computer di bordo, le logiche sono tutte completamente differenti. Perché si è diffusa tanto l'elettronica di consumo, l'informatica di consumo? Perché ci sono due standard, c'è lo standard PC e lo standard Macintosh. Chi entra in un mondo rimane nel suo mondo, però quel mondo lo conosce rapidamente e velocemente. Allora noi dobbiamo arrivare al punto, se possibile, di averne uno solo e poi che sia lo stesso per tutti. Noi abbiamo dei agricoltori, ma anche dei terzisti, che hanno incerottato il pannello per la programmazione del sollevatore idraulico. Lo hanno incerottato, lo hanno programmato su alcune funzioni tipiche, ma velocità di salita, velocità di discesa, range di discesa e di salita è fisso, perché nessuno riesce a metterci le mani. A questo punto vorrei anche aggiungere un'altra cosa: è indispensabile che la formazione finanziata, catalogo verde eccetera eccetera, non si rivolga più solo a quei 4, 5, 10%, 30% di soggetti che operano in agricoltura, ma si rivolga a tutti gli imprenditori, inclusi i contoterzisti, che si rivolga agli operatori, che non sono IAP ovviamente, ma anche agli operatori, perché sono poi quelli che materialmente vanno a guidare le macchine. È indispensabile che ci sia questa fase di formazione a valle, perché sennò è perfettamente inutile che noi facciamo, come faccio io stesso, come facciamo molti di noi, forse come non fanno i nostri figli che sono bravissimi, però come facciamo molti di noi che utilizziamo il PC al 20% delle sue potenzialità, il cellulare, lo smartphone al 5% delle sue possibilità, quindi non riusciamo ad utilizzare questi strumenti, e allo stesso tempo anche il trattore, l'elettronica del trattore, ad una quota minimale delle sue funzioni. Grazie. Grazie per l'intervento. Bene, adesso siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Ringrazio. Professore, voleva dire, aggiungere una cosa? Una domanda del... Ci sono anche gli studenti di, sì, di Padova, di Agraria, del corso di laurea in scienze e tecnologie agraria, laurea magistrale. Gli concedi un minuto per qualche domanda, casomai? Se c'è, altrimenti... Volevo chiedere, visto che lei ha fatto l'esempio, ingegner Pagliarani, ingegnere, ha fatto l'esempio delle pennette USB, lei è presente, le pennette USB quando sono uscite all'inizio costavano 20-30 euro una piccola pennetta, adesso costa 3 euro. Secondo lei in futuro questi sistemi di... tutti i sistemi che abbiamo parlato in questo appuntamento verranno a costare meno di adesso o costeranno sempre così tanto? Punto di domanda. Guarda, mi permetto innanzitutto di darti del tu. Ti do una risposta dettata dal buonsenso che penso poi potranno condividere i miei colleghi. Io credo di sì, fatta salva la proporzione ovviamente, però inevitabilmente sì, qualunque prodotto, a prescindere anche dal campo agricolo, qualunque prodotto ha dei costi di produzione che sono vincolati al lotto della produzione stessa, per cui man mano che il lotto si allarga, man mano che la tecnologia si diffonde, chiaramente il costo diminuisce. Questa è una regola che vale per tutta l'elettronica e non solo l'elettronica, e che, fatta salva la proporzione dei costi, secondo me, tra una pennetta USB da 20 euro e un sistema di guida satellitare che costa magari anche una decina di migliaia di euro, però fatta salva la proporzione, calerà secondo me. C'è un altro esempio che è quello dei navigatori satellitari per l'auto. Abbiamo visto che negli ultimi anni è sceso moltissimo il prezzo di acquisto ed è diventato assolutamente più abbordabile ai diversi utilizzatori. Oppure, se mi permetto, anche sui sensori,
No, quelli utilizzati a scopo professionale costano migliaia di euro, quelli applicati nelle console dei videogiochi costano 100 euro e hanno le stesse funzioni. Bene, allora adesso siamo arrivati alla conclusione. E vi ringrazio per aver partecipato a questo workshop, ringrazio i relatori.